Eccoci qua ragazze, eccoci qua. Allora, io mi sono fatto un caffeino e buongiorno, ve lo dico oggi. Stamattina ci ho avuto da fare con l'anno, ci ho dovuto dove fare una visita di controllo. Io ora sto sparecchiando perché la Dani è qua su che si prepara che deve andare a un corso per lavoro così. La Chicca è già uscita per andare a lavorare. Io ora dico mi sono messa qui, dico poco un attimino due cosine, sparecchio spazio insieme alle mie tope. Oggi si sta un po' insieme di pomeriggio perché stamattina ci ho avuto da fare. Quindi allora ragazze, io scusate, sono col pigiamino, però tanto c'ho la vestaglina sotto, quindi sopra a me non si vede. Io mi metto a dare il cencio ora, capito ragazze? Ragazzi, niente, faccio questa schiacciata con l'uva e mi prendo il lievitino, quello lì, il lievito, quello fresco per la pizza, dolci, pane, così. Ho messo un pochino d'acqua qua nella ciotolina. Aspettate, vediamo un po' se riesco a prendere meglio. Non so come far a riprendere. Ecco, forse così si vede meglio. E lo lascio sciogliere un pochino. Allora, intanto che mi si scioglie il lievito, che mi si sistema tutto per benino il lievito, metto a lavare l'uva. Allora, l'uva è questa qui, non è uva né da tavola, è questa uva delle vigne proprio, questa qui piccolina, buonissima, dolce. Allora, la frutta, insomma, l'uva l'abbiamo lavata, vedete? Tutta schiccata e tutta lavata. C'è resta un acinino qua. Un ramettino, come si chiamano? Ah, bisogna levarli, se no restano duri. Poi già c'è l'uva che è fastidiosa. La cosa è fastidiosa. Allora, ora prepariamo la pasta. Allora, io fo un pochino a occhio, cioè non è che conto gli ingredienti, è come per fare la pizza, capito? Ah, ci metto un pochino di farina, un po' di farina, ci metto un po' di zucchero, un po' di zucchero che deve venire dolcina perché sennò dopo le aspra, capito? Un po' di zucchero, un pochino d'olio, ci metto quello lì ci metto mezzo di semi e mezzo d'oliva, che Mezzo di viene semi, meglio, io ho capito. e mezzo olio di semi e mezzo d'oliva, capito? Viene più soffice. E poi ci metto anche un ruscino di latte perché è più buono, viene proprio l'impasto più buono, Vedi? appena appena di latte, così. Poi mescolo come si chiama, il lievito, e piano piano lo butto dentro e formo la mia pallina per far lievitare. Ora, così. Mescolo bene bene e lievita. Fo tipo la pallina da lievitare, tipo la, come si chiama, la pasta della pizza, ecco. Comunque questo è un dolcino proprio autunnale della zona nostra di Firenze, Chianti, Siena, insomma queste zone così, capito? Proprio un dolcino tipico di queste zone. Durante la vendemmia si fa, perché ci vuole proprio l'uva questa piccolina da vendemmia, non ci vuole l'uva da tavola, quelle uve grosse, capito? Ci vogliono queste uve qui, proprio quelle da vigna, da vino, perché sono più succose. Ecco, vedi, piano piano si forma la pallina. Ora io, siccome ho un piano d'appoggio, questo l'ho tutto lavato, l'appoggio qui per fare la pallina e poi la metto a lievitare. Vedete? Così. Poi
si fa sta pallina, si copre, si mette un po' di maglia, una pallina pronta per essere lievitata. Vai, questa si butta. Allora, la pasta è lievitata, io prendo una teglietta piccolina perché l'uva 1,80, ci metto un pochino d'olio e poi inizio a fare due strati con la pasta. Allora, io lavoro sempre qui sopra perché tanto è pulito questo piano d'appoggio, così almeno metto un po' di farina. Qui c'era la l'uvetta, la appoggiamo qua. Mannaggia, ho fatto un po' di rumore, scusate. Allora, prendo la pasta che è lievitata, e la stendo tutta qua, ecco, piano piano. Prendo la mia teglia e ce la metto sopra, ecco, così, cercando di non fare l'errore di romperla come ho fatto, vabbè, però altrimenti passa di sotto l'uva, il zucchettino dell'uva passa di sotto. Allora, adesso mettiamo l'uva e mettiamo metà dentro e metà sopra, capito? Un pochino la lasciamo per sopra, un pochino si mette dentro, cercando di farla aderire a tutti i cosi, tutti gli angolini, perché anche negli angolini deve essere piena, insomma, ecco, deve fare tutto il succhino, poi quando cuoce fa tutto il succhino. Allora, così, vedete, questo qui metto di zucchero, non metto quello normale, lo so. E poi mettiamo quest'altra pasta sopra, e come se facciamo una focaccia ripiena, diciamo così, ecco. Tipo, deve venire, ecco, così. Speriamo che, ci vorrebbe una teglia con bordi alti, insomma, per farla, perché viene meglio se la fate con, io non ce l'ho una teglia con bordi alti quadrata, ci vuole così, ecco, così, perché poi bolle e quindi l'uva ribolle tutta così, vedete? Ma poi viene buona, fatela, poi mi saprete ridire, ragazze. Mettiamo il resto dell'uva sopra, questa qua, quest'altra uvetta, per guarnizione, ecco, così, ce ne vorrebbe anche un pochino di più. Beh, io non è che ce n'avevo tanta. Però va bene uguale. Il sapore c'è uguale, come dico io. Allora, rimetto un po' di zucchero. Così, che si caramella tutto, viene buono. E un pochino d'olio. C'è la bambina là, sì, la bambina, vabbè, lei è una signorina, la Daniela, che gli piace tanto. Allora, vedete com'è? Eccola, e questa è la schiacciata con l'uva. Poi quando è cotta vi faccio vedere, viene tutta abbronzata, tutta quest'uva si scioglie, proprio buona. Allora, ecco qua, ragazze, dovrebbe essere cotta. Questa è la schiacciata con l'uva, vedete? Dovrebbe essere cotta. Dopo all'interno ve la volevo far vedere com'era, però è venuta soffice,
venuta proprio buona. Guardate com'è. Vedete all'interno com'è? Ecco. Proprio buona buona. Che buona. Allora ragazze, io sono tornata. Sono tornata dalla Coop. Ora mi rimetto il micencino qui. Sono tornata dalla Coop che sono andata con Chicca. Madonna, sti capelli mi danno una noia. Ecco, mi rimetto il micencino che ci sto più comoda con il grembiale così e il pigiamino sotto. È inutile. Allora, dunque, questa è da buttare nella carta. Perché c'è una raccolta, c'è la raccolta differenziata, no? E quindi allora c'ho da cambiare borsa perché questa porina è arrivata, nel senso che ora è freddo per mettere questa borsa, è chiara, quindi si usa meglio in primavera o in estate questi colorini così. Allora, dunque stasera ci sa, oggi è mercoledì, vero? Ci sa il brodo con 20 grammi di pastina, il petto di pollo o i pomodori. Vai, allora, sì, qui ci siamo. Questo lo mettiamo a posto nel dilallo della schiena che ha fatto gli esami stamattina. Ha fatto la tramattina, ha fatto la lastra alla schiena, c'ha dei problemi, vabbè. Alla schiena, ecco perché gli va sempre male. Dove vai, Bri? Allora, biscotti per le ragazze, biscotti per me. Io prendo questi qui di biscotti perché sono senza zucchero e quindi sono buoni lo stesso per fare colazione la mattina e non fanno tanto male, perlomeno, ecco. Questi li ho presi alle ragazze, stanno qui. Allora, poi all'allo che metà mattina ho preso questi cracker così per spezzare, siccome ce l'abbiamo nella dieta, una pizza bianca, un pezzettino di pizza bianca, un pacchettino di cracker, allora ho preso i cracker così almeno la mattina che spezza un pochino si mangia cracker a colazione. Poi ho preso il latte e poi ho preso la pastina che stasera che sa il brodo. Allora ragazze, nulla, io ora ho quasi finito di sistemare qui in cucina. Oh, madonna, faccio lavoro pomodori. Ma guarda che salsiccia. Ah, non ci puoi vedere. Che quasi quasi mi sarei in tavolo questa sera. Quasi messi il cavolo questa sera così faccio il cavolino lesso invece dei pomodori. Sono nemmeno che fare, ecco. Allora, ora vediamo le ragazze se vogliono il cavolo o vogliono il coso o pomodori, chi lo sa. Dunque, questa è di Chicca, si mette qui, questa è di Chicca. Allora, questo è il brodo per stasera. Ovvia ragazze, io anche per oggi spero di avervi tenuto compagnia con questa crostata così di questa schiacciata con l'uva. Vi mando un bacione e noi ci sentiamo domani con un altro video.